Oggi ci troviamo all'interno dei locali di MD Italia SPA. Attraverso un percorso di 5 puntate vi mostreremo come questa azienda è diventata un punto di riferimento del nostro territorio. Ne conosceremo la storia, i successi, ma anche le difficoltà attraverso le parole dell'amministratore unico Stefano Geometra D'Amico. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno a voi e grazie per il tempo che ci state dedicando. Finalmente ho l'onore di essere intervistato da Giordana Minzocchi, che rappresenta oggi la Esclusivi. È una società ormai, come dire, che si è stabilizzata e affermata sul territorio per quanto riguarda quello che è il mondo della specializzazione in marketing e comunicazione digitale. Di cosa parliamo, Giordana? Beh, Stefano, potremmo partire sicuramente da dove hai iniziato, siamo tutti curiosi. Beh, questa è una domanda direi molto interessante, perché serve a far capire ai tanti amici e clienti che ci fanno questo grande regalo di visitarci tutti i giorni e quindi raccontargli un po' di noi, da dove veniamo, da come siamo partiti. Insomma, è una storia direi abbastanza interessante, una delle tante storie all'italiana, sarò molto sintetico. Dunque, questa azienda parte nell'86 dopo la morte ovviamente del capo. Di tuo padre, giusto? Esattamente, lui aveva una società di trasporti, una piccola società di trasporti, e quindi io in quegli anni studiavo da geometra, ero al terzo anno. Ovviamente una scelta di diventare geometra è stata personalmente la mia, perché mi è sempre piaciuto quella materia lì. E poi studiavo musica classica, di cui ne sono ancora tuttora molto appassionato. Quindi feci la scelta appunto di lasciare la musica classica, quindi lo studio della musica classica, e continuare lo studio. Quindi nell'88, dopo 2 anni, mi diplomo da geometra. Nel frattempo mia madre aveva un piccolo negozio, diciamo, di detersivi, di prodotti per la casa, casalinghi, tutte quelle robe lì, insomma. Ecco, il mio primo pensiero è stato quello di mettere insieme e far confluire le due ditte, come dire, in un'unica causa. Quindi ho cominciato a far arrivare all'interno del punto vendita settori come l'edilizia, come la ceramica, come la idrotermosanitaria. Questo perché riusciamo anche a trasportarla attraverso la ditta di trasporti di papà. Poi è chiaro che nel corso degli anni, piano piano, sono arrivati un po' tutti gli altri settori. Oggi possiamo dire di essere un'azienda, come dire, affermata in tutto quello che è il mondo casa, e quindi tutte quelle che sono le domande che ci arrivano su prodotti che derivano appunto dalla sfera della casa. Quali sono stati i progressi e gli sviluppi di questa azienda? Allora, intanto per quanto riguarda i tempi, sono stati direi abbastanza lunghi. È un percorso che è durato circa 30 anni. I primi 10 anni sono serviti per affermarla, questa azienda, perché non era facile entrare sul mercato di questo territorio, proprio perché era un territorio in cui era già, come dire, occupato da nostri competitor e tuttora importanti. Quindi è chiaro che non è stato facile affermare questa azienda sul territorio. Ovviamente ci è voluto del tempo. Gli anni successivi sono serviti per stabilizzarla, perché comunque poi alla fine, come dire, abbiamo assunto dipendenti. Una volta che l'azienda l'abbiamo posizionata su un certo tipo di livello, l'abbiamo dovuta stabilizzare. Devo dire che negli ultimi 5 anni c'è stata una forte accelerazione per quanto riguarda lo sviluppo di MD Italia. Tant'è che circa 3 anni fa ho fuso le due SRL, quindi la Gruppo D'Amico e Idroceramiche Min, in MD Italia SPA, e quindi siamo riusciti a far confluire all'interno di un'unica società tutto quello che è il mondo del commercio assistito. Ovviamente tenendo ferme le altre due società di capitali, una che si occupa di trasporti, che tra l'altro stiamo parlando di Apollo 7, è una società che per la stragrande maggioranza si occupa di trasporti verso appunto MD Italia SPA. Poi fa anche a trasporti conto terzi per altri. E l'altra, che è Casa Italia, SRL, è un'altra società che si occupa di acquisizioni immobiliari, che poi nel tempo mette a disposizione di MD Italia per aprire punti vendita. Ecco, diciamo che le infrastrutture le abbiamo molto, come dire, in termini proprio di, come dire, di proseguo, le abbiamo molto alleggerite, quindi c'è una certa fluidità in quello che è l'andamento e lo sviluppo dell'azienda. Quindi, volendolo contestualizzare in un arco temporale, quando c'è stato lo scatto che vi ha fatto diventare MD Italia? Circa 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo iniziato il processo di fusione
e sistematicamente siamo passati da 50 a 110 dipendenti e quindi siamo riusciti ad avere un controllo maggiore su quello che è lo sviluppo dell'azienda stessa. E Stefano, qual è il bacino di clienti con il quale lavorate? Qual è il vostro target? Allora, MD Italia opera su tutto il territorio regionale e quindi tocca anche le regioni limitrofe. Attraverso Apollo 7 adesso stiamo l'allargamento e l'ampliamento della flotta di Apollo 7, stiamo anche andando a toccare regioni che vanno più in là delle limitrofe, quindi è chiaro che stiamo allargando di parecchio quello che è il raggio d'azione. Per quanto riguarda il cliente, ma insomma, noi abbiamo una fascia di clienti che ormai è a 360 gradi, si parte dal privato che entra da noi che per acquistare un prodotto per una pulizia di una qualunque superficie, fino ad arrivare a un mobile da bagno, un box, una ceramica, non so, una porta, un portoncino, una scala, ma insomma veramente possono trovare di tutto, fino ad arrivare poi a quello che è il vero nostro core business, che è quello dove, da dove veramente, come dire, ci siamo strutturati in maniera pesante, che è tutto il mondo delle partite IVA, quindi stiamo parlando di artigiani, di imprenditori e di imprese edili. Ecco, lì riusciamo ad essere vincenti proprio per quelli che sono i servizi che mettiamo a disposizione, quindi come dicevo già prima, a partire dai trasporti, ma anche a quello che è tra l'altro tutta la consulenza e l'assistenza. Infatti il nostro slogan è più assistenza, meno pensieri. Vuol dire che all'interno del contenuto di MD Italia noi mettiamo dentro una quantità enorme di assistenza. Pertanto è chiaro che abbiamo una quantità, un numero direi abbastanza importante di tecnici che assistono il cliente circa 12-13 ore al giorno, perché stiamo in orario continuato, poi magari di questo qui ne parleremo nella prossima puntata. Quindi MD Italia effettua anche delle promozioni? Sì, sì, siamo molto presenti anche su questo tipo di attività che ho inventato io in questa azienda circa 10 anni fa. Ovviamente non ho inventato l'attività di promozione, ho inventato questo tipo di attività promozionale all'interno di questa azienda ed è un'attività, come dire, prettamente stagionale e territoriale. Stagionale perché all'interno del contenuto troviamo tutti i prodotti che vanno, che come dire, in quel preciso periodo in cui esce la promozione c'è una grossa richiesta e quindi è chiaro che si agevola poi quello che è il consumatore in quanto il prezzo scende. E poi la cosa più importante è che stiamo parlando di prodotti territoriali, quindi sono quei prodotti che, come dire, il territorio già ne ha una conoscenza abbastanza importante. Noi non facciamo promozioni nazionali, facciamo territoriali, proprio perché in quel territorio magari quel prodotto è conosciuto, ha un certo, come dire, viene smarcato bene nel mondo del mercato, quindi è chiaro che lo presentiamo con dei prezzi direi abbastanza interessanti. Ne facciamo due, un primavera-estate e un autunno-inverno. Adesso tra l'altro siamo appena usciti con questa qui che è l'autunno-inverno, è una promozione dove ci sono circa 350 articoli, come dire, tirati nei prezzi e sempre disponibili, questa è la cosa più importante. Quindi abbiamo delle aree di stoccaggio molto importanti, i prodotti sono sempre disponibili presso i nostri depositi e la cosa più importante è la durata di questa promozione, Giordana. Ora, io leggo spesso delle promozioni che mettono dentro che durano 10 giorni, 12 giorni, 14 giorni, 15 giorni, poi è chiaro che magari nel momento in cui c'è l'esigenza da parte dell'utente, quel prodotto non è più in promozione, no, noi invece come dire, facciamo delle grosse quantità di stoccaggio che hanno una durata di circa 2 mesi e mezzo, tant'è che questa ultima che è uscita ha una durata fino al 31 di dicembre. Ma Stefano, la domanda che tutti vogliamo sapere, in futuro che cosa ci riservi? Beh, abbiamo tanti progetti in pancia che stanno iniziando a prendere forma, è una materia molto importante che preferisco poi alla fine parlarne la prossima volta che ci incontriamo, spero la settimana prossima. Certo, abbiamo altre puntate, grazie. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci perché Stefano ci svelerà i suoi segreti. Per il momento lascio la parola al mio collaboratore Davide Tornatola che dalla sede di Zagarolo ci parlerà di due prodotti stagionali molto interessanti. Benvenuti alla Gruppo d'Amico, divisione edilizia e ferramenta. Ci troviamo nella sede di Zagarolo. Oggi vi vogliamo proporre questi due articoli stagionali che in questo periodo troverete anche in promozione. Si tratta di questa motosega per potatura Einel, la serie Fortezza. È un ottimo compromesso peso-maneggevolezza perché ha soli 2,5 kg di peso, offre un'impugnatura ergonomica per poter
arrivare nella potatura nel miglior modo possibile. Inoltre, grazie alle batterie intercambiabili Einel, consente un utilizzo continuo nel tempo. Questo bundle lo offriamo a 158 euro IVA incluso, compresa una batteria da 2,5 A. Il secondo articolo che vogliamo proporvi è questa motosega elettrica McCulloch, la CSE2040. È una motosega elettrica con un motore da 2000 watt e una barra da 40 cm. La potenza erogata da questo motore permette una alta velocità della catena e questo permette un taglio rapido e molto preciso. Questa elettrosega la offriamo a un prezzo compreso IVA di 158 euro. Ricordiamo ai nostri amici e clienti che abbiamo aggiunto alla nostra gamma un'importante serie di serrature per porte blindate, porte in legno, porte da interno e finestre. Venite a trovarci numerosi, vi attendiamo qui, come sempre, con piacere. MD Italia, più assistenza, meno pensieri. Thank you.